Ciao ragazze, ma siete riflessi ovunque. Oggi vado da Ilaria, dalla mia parrucchiera. A dopo, ciao. Con la fretta di amare, sbaglio sempre. Ciao Ilaria. Ciao. Come stai? Io bene, tu? Tutto a posto, sono venuta. Sei in forma? Sì, sono in forma. Ciao, siamo da Ilaria, la mia parrucchiera. Questo negozio si chiama Ilaria al Quadrato. Siamo a Croce di Casalecchio. E ho bisogno di lei, quindi... Di una super restylata. Sì. Anche per oggi. Liscio. Alliscia, ti alliscio sì. Un po', da Bella. Renderli un po' più ordinati. Sì, io non sono tanto ordinata. Non è il tuo stile, l'ordine è tutt'altro. Questi capelli mi servono anche un pochino da schermo, per scudo. Cioè, come un'arma di difesa, oppure anche per proteggermi. È il cappello da rocker, è l'anima rocker che viene rocker, fuori. Sì, l'anima rocker. Sono belli, però. Un po' elettrici, ma belli. Non lo so, o so io che sono matta. Sono come te. Ma tu con il tuo fantastico olio. È vero, c'è un fantastico olio che mi ha fatto prendere. Una pozione anti-crespo. Ma perché si arricciano con l'umidità? Il tuo capello tende di base a essere comunque un po' crespo, visto che sei mossa e non sei dritta. E di conseguenza, soprattutto se hai cantato col vento e tutto, in una località principalmente marittima, si arricciano ancora di più. Ascolta, sono andata a vedere gli scancanezzi a Ferrara. Me l'avevi detto che andavi, che lei è alta 1,20 m? No, perché qui si spettegola parecchio. Si spettegola solo, no. È la session del parrucchiere. Però... Lei è veramente meravigliosa, a parte la voce che ha, che è di un'altra dimensione. Mi è piaciuto un casino. Ma dov'era? Era in piazza, vicino al castello. Quando è uscita fuori sembrava... C'aveva due ali bellissime. Beh, bravissima. Una scenografia bellissima. Non c'è niente da fare, la musica, i concerti fatti dagli stranieri con gli italiani, c'è un abisso mostruoso. Vabbè, i pettegolezzi spinti non li possiamo fare perché c'è... Oggi non si può. Non siamo sole oggi. No, oggi si non. Si parla solo da sole di spettegolezzo peso.